Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: pessime notizie all'indirizzo di Maria, con uno dei protagonisti del suo talent show che è stato fermato dall'arrivo della malattia. Manca sempre meno all'inizio delle riprese di quella che sarà la terza puntata del serale di Amici 21. Nel corso dei precedenti appuntamenti sono stati eliminati già 4 allievi, i quali hanno rinunciato al loro sogno di sfondare attraverso la celebre scuola di Canale 5. Ovviamente, essendo giovanissimi, i ragazzi avranno senz'altro modo di emergere, tuttavia per farlo dovranno trovare altre strade da seguire. Per tutti coloro rimasti in gara invece il sogno può continuare. Proprio stasera, così come ogni sabato, è attesa la nuova puntata di questa 21esima edizione. Stando alle anticipazioni, anche oggi ci saranno altri 2 eliminati. Con il passare del tempo sono rimasti soltanto gli studenti più validi, nonostante alcune estromissioni abbiano fatto storcere la bocca ad una fetta del pubblico. I telespettatori da casa infatti, non sempre si trovano d'accordo con le decisioni dei giudici. Questi ultimi sono gli stessi della passata stagione. Uno di loro purtroppo ha dovuto dare forfait in vista della prossima puntata a causa della comparsa della malattia. Amici 21, purtroppo per lui non c'è stato niente da fare. Quest'apostrofo oggi, come comunicato nelle scorse ore, il grande assente di serata sarà Stash, frontman dei The Colors, gruppo emerso proprio grazie alla loro vittoria in occasione della 14esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il giovane artista di talento è stato colpito dal Covid-19, motivo per cui non ce l'ha fatta a raggiungere lo studio televisivo in virtù della quarantena che adesso sta già affrontando. Per la conduttrice del programma si tratta senza dubbio di un brutto colpo, a causa del quale è dovuta correre immediatamente ai ripari. Al posto del cantante ci sarà infatti un altro personaggio famoso. Stiamo parlando di Sabrina Ferilli, splendida attrice romana che qualche mese fa ha lavorato al fianco di Maria anche all'interno della trasmissione diretta da Belén Rodríguez Tú Sí Que Vales. Come riportato da una serie di indiscrezioni, insieme alla fantastica interprete ci sarà anche Giovannino, ovvero il buffo personaggio minuto che le ha dato il tormento durante tutto il corso del format condotto dalla sopracitata showgirl argentina. Per il pubblico questa è sicuramente una bella notizia, visto l'amore che gli italiani nutrono nei riguardi della sempre bellissima Sabrina. Al fianco di quest'ultima ci saranno naturalmente gli altri 2 giudici, vale a dire Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino, in attesa che Stash si negativizzi dal Covid per poter tornare ad occupare la poltrona della giuria a lui riservata. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.